Massimiliano, volevo ricordare chi era il tuo grande avversario quando hai gareggiato tu alle Olimpiadi. Il mio grande avversario era Jan Thorpe, Come si Grand chiama questa Hackett. meravigliosa? Che cosa c'ha? Bella, 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 è bella il nome bella, di fatto. buonasera, bella. Era Bella Thorpe il tuo che grande non esce avversario. da 4-5 giorni, quindi non porto proprio la quarantena, Senti, ma era Jan Thorpe il tuo grande avversario. sì. Allora, dimmi una cosa, noi tutti abbiamo visto i film, specialmente di boxe. Quanto pensavi tutti i giorni a Thorpe? Ce l'avevi nella mente fisso? Sì, ha detto bene. Sai, questa è una bella domandina, non l'hanno mai fatta. Ovvio che ci pensavo. Io mi ricordo che l'anno in cui ho vinto, nel 2000, l'anno successivo, io allenatore Riccardo Siniscalco, ho fatto l'anno prossimo dobbiamo battere Jan Thorpe. Quindi non ho appeso nella cameretta il poster, Con le però ci freccette, pensavo. Però ci eh? pensavo, però ci pensavo. Assolutamente niente freccette, però ogni volta che faccio una serie. Uno deve Ah, trovare vedi. qualsiasi appiglio per poter, Cioè, insomma. ti capitava di andare in allenamento col tuo allenatore col cronometro, facevi un bel tempo e tu facevi, Ian, ti prendo, cose così, no? Non proprio così, però sì, Più o meno, sì. la teoria era quella. Oh, ma volevo chiedere una cosa, si pensa durante la gara, Massimiliano, o Guarda, la sei. tecnica è tutta concentrata nell'esecuzione perfetta del gesto? Allora, la realtà è che perché uno performa a 20 anni meglio di 40? Perché a 20 anni hai 10 pensieri, a 40 ne divieni 100. Vedi? Eh sì, la verità è che è ovvio che tu, soprattutto il motore, ancora adesso che mi alleno, capisco che quando tu sei un atleta ti diverti da metà strada in poi, vuol dire che a metà strada ti sei scaldato, fai fatica e ricerchi quel limite tra la fatica all'ennesima potenza senza crollare. E quindi è ovvio che quando tu gareggi sei vigile, sei lucido, ma sei anche, come si dice, anestetizzato da quella volontà di spingerti oltre per toccare il muro prima degli altri. Ti voglio fare una domanda sull'ultima notte. Io ho intervistato in questi giorni Marco Tardelli. Marco Tardelli, insieme a Bruno Conti e ad Enzo Bearzot, Insomma, come venivano dire, insomma. chiamati i Coyotes, i Coyote, perché erano insonni. Addirittura Tardelli e Bearzot fecero le 5 del mattino insieme e racconta Tardelli che mise a dormire il vecio perché Bearzot crollò e gli rimboccò le coperte proprio. Tardelli a Bearzot lo ricorda con grande affetto. Tu come hai vissuto l'ultima notte, prima No, della... io allora l'ultima notte mi è successo di dormire poco prima di qualche gara, ma di media le gare più grandi, le gare più importanti le ho vinte perché ero riposato, ero sereno e indubbiamente quello aiuta perché devi, come si dice, cercare di recuperare tutte le energie possibili. Addirittura io tra la batteria alla finale o la semifinale e insomma l'indomani ho sempre dormito e riposato il pomeriggio. Perché in qualche modo il mio corpo non è, diciamo, bravo il corpo che riesce soltanto a sferrare diciamo, il proprio attacco, ma deve anche sapere il riposo del guerriero, no? Il riposo del guerriero. Ci sono tre cose che ancora ad oggi cerco di alimentare, anche in questo momento di, diciamo, di incertezza, di quarantena, dove il riposo, lo sport e l'alimentazione ancora, diciamo, fanno parte della mia routine quotidiana. Tu non Quindi sei ho. goloso, non sei goloso. Sono molto goloso, infatti oggi ho fatto una bella pastiera, ragazzi. Oggi ho fatto una Ah, bella in vista pastiera, della domani Pasqua, faccio. vedi? Tu dovresti vedere la Perché. faccia degli Annicelli, come ti guarda. Lo so, ti giuro, ma ti giuro è stata mondiale, eh? Mondiale tu. Olimpica, Eh direi. Olimpica, Una direi. pastiera olimpica. Massimiliano, la tua gara perfetta. La mia gara perfetta è stata sicuramente la mia settimana perfetta, è stata quella di Sydney. Perché io dal Sydney. primo giorno dove ho fatto i 400 stile libero, ho fatto una staffetta, l'indomani ho fatto i 200 stile libero, è stata la settimana in cui ho affrontato un problema per volta, Un una problema per sfida per volta. volta, nonostante insomma la mia gara clou si sapeva che erano i 200 misti, senza rinunciare a niente, senza avere paura di stancarmi, quando stai buono stai buono. E quindi è meglio sfruttare l'euforia. Nessuno dice che si allena all'euforia, uno dice la testa, vincere la testa, ma uno deve, come si dice, esaltarsi, ma rimanere un pochettino, sai, come il lupo sempre affamato. Ti faccio una domanda.